Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati su Atomic Heart. Torniamo a dare la caccia a quel cattivone di Petrov, ma la situazione si complica a causa di continui assalti dei robot. Per fortuna, grazie a Nora, sblocchiamo nuove armi belle potenti e scopriamo nuove curiosità su questo pazzo mondo sovietico alternativo. Buona visione! Signori, ho visto che il primo episodio di Atomic Heart vi ha preso veramente un sacco, quindi eccoci ritornati in madre patria Russia negli anni 50 con robot ribelli. Allora, nello scorso episodio, che io ho registrato 4 giorni fa, abbiamo assistito alla ribellione dei robot e dobbiamo catturare il compagno Petrov, che sembra essere responsabile dell'accaduto. Ciao Nora, che piacere rincontrarti. Stai zitta che mi fai demonetizzare, porcaccia la miseria. Nora è in grado di potenziare le nostre armi e di craftarne di nuove. Possiamo craftare consumabili e chi più ne ha più ne metta. Per adesso vediamo di potenziare ad esempio il nostro fucile. Vediamo un po'. Un freno di bocca che aumenta i danni e riduce il rinculo. Installalo assolutamente. Perfetto. Un modulo cartuccia permette di installare uno slot cartucce. Farò finta di aver capito cosa mi hai chiesto. Tuttavia non abbiamo abbastanza risorse. Volevo mettere un caricatore ampliato, ma niente da fare. Ok, lasciamo che loro parlino. Sono gli stessi dialoghi dell'altra volta. Possiamo anche generare uno scudo polimerico che ci permette quindi di parare buona parte degli attacchi corpo a corpo e reindirizzare una parte dell'energia dei proiettili. Va bene. Ok, non mi dispiace come idea, lo possiamo anche installare in Q, ottimo. Poi nello scorso episodio abbiamo anche sbloccato la scossa, che mi permette quindi di infliggere danni elettrici ai nostri nemici, tendenzialmente a quelli robotici. Se notate bene, in basso a destra abbiamo un indicatore dell'energia, quindi adesso se premo F do la scarica elettrica, che dovrebbe consumare parte della suddetta energia, e se premo Q genero lo scudo. Ah, qui l'energia non scende probabilmente perché siamo in una stanza sicura, ma qui scende, vediamo un po'. Boh, non lo so, continua a non scendere. Ma ciancio alle bande, è giunto il momento di rompere il culo a un po' di robot. Questi maledetti ascensori sono fuori uso. Che cosa dovrei fare? Saltare? Non c'è corrente. Ricollegando l'alimentazione riprenderanno a funzionare. Quindi devo trovare un interruttore. Ma dove diavolo si trova? Potrei seguire i cavi, ma sono tutti nascosti nelle pareti. Puoi individuare emissioni elettriche tramite la scansione. C'ero arrivato, per questo la stavo già utilizzando da un po'. Ok, abbiamo un po' di nemici là davanti. E quella cos'è, una telecamera? Oh, attenzione, c'è una telecamera dente di leone lassù. Se ci rileva, presto questo posto brulicherà di robot. Rilassati, posso sempre distrarla tirando qualcosa e poi metterla fuori uso con un IEM. Ok, evitiamo quindi di farci sgamare, recuperiamo una marea di oggetti. Ammetto mi era mancato questo gioco, aver dovuto aspettare 4 giorni è stata un po' una rottura di scatole. Allora, dobbiamo fare molta attenzione alla suddetta telecamera. Ok, sono pronto, vediamo un po', non sta guardando da questa parte, quindi le do la 220 e poi la percuoto. E olè, perfetto, telecamera distrutta senza il benché minimo rispetto. E ora dovremo poter proseguire senza dover affrontare nessun robot che, come avrete notato, sono molto arrabbiati con la vita e anche belli resistenti. Questo è poco ma sicuro. C'è un'altra là davanti. Aspettate che do un'occhiata in giro, perché abbiamo bisogno letteralmente di qualunque cosa. Il crafting è bello costoso. Ora possiamo accedere all'interruttore. Sì, ma prima do un'occhiata veloce in giro. Mi servono dei pezzi per potenziare la mia arma, altrimenti non andrò molto lontano. Oh. Non bisognerei mai di fermarti. Ottima mossa, Charles. Ottima mossa. Il rapporto fra questi due è abbastanza bizzarro, in effetti. Abbiamo anche un nuovo colpo caricato che richiede un sacco di tempo per essere caricato al massimo. E whee! Fai una rotazione di 360 gradi su te stesso praticamente. Allora c'è un robot là davanti. E direi che mi ha individuato. Buongiorno signore, gradisco un po' di 220. Pensavo di stunnarlo molto più a lungo. Whee! Aspetta, 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 devo premere shift quando fanno quella specie di attacco caricato. Aspetta un secondo. Evitiamo di farci sgamare dalle telecamere. Whee là! Il nostro attacco elettrico ha un raggio d'azione bello elevato. Perfetto, ok, teniamo sotto controllo ancora la zona. Porca miseria, va che i robot hanno fatto una strage di proporzioni bibliche. Sì, fa lo stesso. Che succederà se questa faccenda si verrà a sapere? La reputazione dell'Unione Sovietica ne risentirà. I robot sovietici sono considerati perfettamente sicuri e affidabili. Certo. Ma lo sono. Certo che lo sono. Ecco perché il tradimento di Petrov ha colpito il cuore stesso della madre patria. Ha letteralmente pugnalato alle spalle il suo stesso paese. Vuole che il mondo intero smetta di usare i nostri robot. Che figlio di... Ehi, 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 linguaggio, ciccio, che poi devo stare a censurare io, e che cocchio, ho dato una regolata. Solo perché c'è la voce faiga come Deacon St. John, oppure come Colt di Deathloop. Non ti autorizzo a dirle parolacce, porco cane. Quanto tempo e fatica serviranno per sistemare tutto? Già, è uno spettacolo preoccupante.
A ogni modo, i robot saranno in grado di riparare i danni abbastanza rapidamente. Dubito fortemente che la gente qui vorrà avere a che fare con i robot dopo tutto questo. Già, questo è poco ma sicuro. Non so neanche come facciano a credere di riuscire a tenere nascosto un evento del genere. Dai, anche alle serature piacciono i biscotti. Cos'è? Perché c'è un biscotto? Sì. Ti piacciono i biscotti? Ma sei completamente fuori di testa, Ciccio? Buongiorno, è qui la festa, mio Dio. Ok, vediamo di recuperare eventuali risorsine. Si tratta di un sistema di sicurezza passivo con relè laser. Ho visto cose simili diverse volte. È necessario un codice cromatico. Purtroppo non abbiamo codici. Dovrai cercare di decifrarlo con la logica. Ah, tu credi? E io che pensavo di rimanere qui finché non si fosse disattivato da solo. Vi adoro. Relè di sicurezza passivo. Sblocca la funzionalità del relè di sicurezza passivo ordinando in modo corretto i flussi magnetici. Esattamente quello che diceva la mia nonna. Allora, abbiamo rosso, rosso, bianco, credo. Quindi dobbiamo tipo girare questo. Ah, farò finta di aver capito. Quello che il gioco non tiene in considerazione è il fatto che il telone è daltonico. Quindi, yay. Allora, abbiamo detto che sopra ci vanno sì, i rossi. La corrente è tornata. Ah, torniamo indietro. A posto, tutto qui? È stato anche relativamente semplice. Non fate gli enigmi con i colori, santo daltonismo. Allora, quale dei due? Ti consiglio quello sulla destra. Ok. In altre parole, non ne hai idea. Stando così le cose, prenderò quello a sinistra. Ma dai, ma basta, cos'è questa specie di rivalità? Voglio dare ragione al povero Charles. Ho segnato un altro punto intermedio per facilitare gli spostamenti. Mi credi così stupido? So dove devo andare. Scatto durante il salto, bla bla bla, ok. Completare la missione. Stavo soltanto cercando di semplificarti le cose. Puoi semplificarmele piantandola di starmi addosso. Quindi devo fare così. Oh, ok. Molto molto pratico. Comunque sì, quello corretto era l'altro molto probabilmente. Se ben ricordi, la porta è bloccata elettromagneticamente. Sì, lo so. Sei completamente sordo per caso? Scusa, continua. Adesso abbiamo la scossa, Ciccio. Quindi, olè, la possiamo aprire senza il benché minimo rispetto. Ottimo, i nostri nuovi poteri ci tornano molto utili. Ok, abbiamo qualche robot più avanti. Scossa in combattimento, usa scossa sui nemici per immobilizzarli o addirittura ucciderli. Beh, non penso di poterli uccidere con una scossettina. Così basilare. Buongiorno. Guarda che sono stati molto efficienti nel loro sterminio. Mio Dio, è incredibile che siano riusciti a craccarli così facilmente. Salve signore, lei la vuole una scossa? Non faccia complimenti? Era in omaggio? Ui, indietreggiate anche, furbacchioni. Allora, vediamo di caricare il nuovo attacco. Ti passa la voglia di rompere i maroni? Ho shottato? Ho shottato no, ma di certo un po' di male gli ho fatto. Oh, ok, la scossa ha funzionato. Ricordati di ribare quando farò il rosso. Occhio! Olè! Maroni, quanto sono brutti! Perché la testa rimane sempre a guardar te. E quindi mi metto un'inquietudine di proporzioni bibliche. Ricordiamoci sempre di palpeggiarli, perché ogni tanto mi droppano le capsule che mi permettono di curarmi. Aspetta che carico per bene questa volta che arrivo da dietro. Sbadunzete! Oh! È riuscito comunque a farmi il contrattaccone? E certo! Oh! Questa l'hai sentita proprio una cifra? Olè! Guarda, guarda, guarda che mi mettete le casse nascoste qua dietro. Io c'ho lo scanner, io ti rilevo tutto, è qualcosa di assurdo. Ok, ditemi che siamo fuori, porca la miseria. Non c'è un'altra strada, dobbiamo salire. Petrov è scappato mentre lavorava nel laboratorio del freddo di Vavilov. Andando per logica, dovremmo iniziare da lì le nostre ricerche. E come ci arrivo? Dobbiamo prima arrivare al centro di distribuzione. La funicolare ci porterà lì. Oh porcaccia la miseriaccia. Aspetta che adesso devo evitare di prendermi una capsula in faccia. Questa è la funicolare, guarda che roba. Sono stati tutti uccisi dai cavi, strangolati dai cavi. Come funziona sto posto? Ok, cerchiamo di avanzare senza farci spalmare male male. Vai così. Si può nuotare nei polimeri, l'ho già fatto, è bello in effetti. Come nuotare con le balene e i delfini nell'oceano. Ok. Quindi mi ci butto dentro senza che mi io rispetto. Lui ha detto che all'interno del polimero si può respirare tranquillamente. È il polimero che ha permesso la maggior parte dello sviluppo tecnologico all'interno di questa realtà parallela. Ma questa la posso raccogliere, no? In effetti no. Se poi scopriamo che qualcosa ottenuto dagli alieni mi incocchio proprio una cifra, eh. Non voglio ritrovarmi altre sonde anal... Insomma, lasciamo stare che è meglio. E dovremmo essere dall'altra parte. Olle! Wow! Cos'è che vuoi della mia vita? E ovviamente chiuso a chiave. Vi piacciono proprio queste cose, eh? Ma questa è diversa. Una serratura a combinazione.
Mi ci vorrebbe un anno intero per indovinare la sequenza. Sì, sì, è un problema. Forse qualcuno conosce il codice. Lo schema. Oh mio Dio. Lo schema. Salve. Lei come fa a parlare? Morto. Cos'è stato? Non funzionerà senza uno schema. È tutto bloccato. Niente schema, niente da fare. Cazzo, oddio, l'interfaccia schema. Parla per lui. Uno schema. Sfortunatamente è morto. Siamo circondati da cadaveri. Perché sei immobile come tutto il resto? Non funzionerà. No. Non senza lo schema. I morti hanno una memoria polimerica neurale residua e sono in grado di comunicare per un po' dopo la morte. Wow, è altamente tanto inquietante. Lo schema, quello che mi serve per spostare le macchine, dov'è? Ce l'ha in capostazione, non ce l'ha fatta. Non è stato veloce come me, è morto. Qui sono tutti stramorti. Quel cadavere parla, aio radio, hai rotto i maroni? Avete utilizzato anche i video? Ah, non me l'aspettavo. Ok, dobbiamo trovare probabilmente un altro cadavere. Ah, buongiorno, questa si apre. Oh, mi posso riposare 5 secondi? Finalmente, grazie delle risorse extra. Nora, per favore non dire sconcerie, te lo chiedo in ginocchio, voglio solo potenziare. Ok, finalmente posso installare un modulo cartuccia per il nostro fucile. Uila! Sta diventando un'arma sempre più seria. Volevo cambiare il mirino, ma per adesso non è qualcosa che possiamo fare. Abbiamo un'impugnatura di base che eventualmente è level-upabile. Oh, buono. Possiamo anche migliorare la nostra lama d'acciaio della signorina svedese. Va bene, a posto. Tuttavia mi chiede di trovare nuovi componenti se la volessi portare anche al livello 2. Oh, beh, quest'arma penso che la utilizzeremo proprio una cifra. Ah, sono un pirla, questa porta elettromagnetica lì si può aprire tranquillamente. Ok, esploriamo il resto della struttura da cui siamo arrivati prima. Ed ecco qua il codice che stavo cercando. Eccolo. Ok, quindi i primi 4 in alto. Oh, dobbiamo anche farli in un ordine. Mettiamo in funzione le funicolari e andiamocene da qui. Sì, è stato un piacere conoscerla, saluti a casa. Quindi non è un morto a parlarmi, ma il polimero neurale nella sua testa, giusto? In parole povere, sì. Quando svanisce, la memoria polimerica neurale memorizza temporaneamente gli ultimi pensieri dell'individuo. È inquietante. E per quanto tempo parlano? Non so dirtelo con precisione. All'incirca per un periodo che va da un minuto a 2 giorni. Oh, ma dai, è tantissimo. Più tempo passi dopo la morte, meno le informazioni siano attendibili. Giustamente. Perciò le cose che dicono non sono sempre così fondate. Poveri bastardi. Posso andare avanti? Olè, a posto? Che strane serrature che avete in Russia alternativa. Buongiorno, attiva il tutto. Sì, sì, saluti a casa, buona morte, ciccio. Tanto lo sappiamo tutti che questo non finirà bene. Spiacente, niente biglietto. Non mi sento molto al sicuro all'interno di questa struttura. Oh no. Questa galleria è un macello. Sarà un viaggio movimentato. Come ha fatto a subire peraltro così tanti danni? Ah, il serpentone! Vi ricordate che l'abbiamo incontrato lo scorso episodio? Quello che scavava buchi in qualunque direzione? Mio Dio. Oh, che spavento! Beh, quel robot è in grado davvero di distruggere intere strutture direttamente da sottoterra. Oddio mio. Stai andando troppo veloce. Oh, che succede? No, 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 sto tornando indietro. Sto tornando indietro. Oh, porco aia. Pacca assurda, no, 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 fermo, fermo. Oh, Dio mio, devo vomitare. Oh, porca miseria. Sì, ma tanta fatica per far 2 metri alla fine. Ed ecco. Parcheggio perfetto, grazie, a proposito. Oh, che è stato? Oh, no. Oh, no. State buoni, figlioli. Ho detto state buoni. Aspetta, aspetta. Porca miseria, devo ricordarmi di utilizzare quell'abilità elettrica più volte. Ah, si deve ricaricare. Non la posso utilizzare in continuazione. Ok, non ce n'è poi così tanto stato bisogno. Grazie 1 e grazie 2. Sono pieno zeppo di pilloline curative. Dobbiamo trovare il modo di proseguire. Ma francamente non saprei proprio come riuscirci. Arrampicandoci sulla parete. Non è ovvio? Ti intendi di scalate? Sono un soldato della squadra speciale. Non un civile smidollato seduto dietro una scrivania. Sono addestrato per ogni evenienza. Devo ammetterlo, saperlo mi rincuora. Ah, quindi possiamo utilizzare questo tubo? C'era un tutorial. Ma porca miseria, so salire i tubi nei videogiochi? Sì, ma ciccio, sei lentissimissimo. La musica si è caricata all'improvviso. Non riesco di prendermi una di quelle sferette in faccia, vero? Perfetto, ruotiamo attorno al tubo. Salta bene.
Potevi saltare anche meglio? Ok, non mi aspettavo che ci mettessero anche il parkour. Se la canno e volo male di sotto mi incocchio tantissimo. Che succede? Perché vibra tutto? Porco canaglia! Oh no, è arrivato. Non me l'aspettavo. No, nemmeno io. Hai ottimi riflessi, maggiore. Puoi scommetterci. Vai. Perché non ti sei appeso? Perché non ti sei appeso, porcaccia la miseria, così adesso devo rifare tutto da capo? Ti odio nel profondo. Che poi sembra una presa per il culo. Hai ottimi riflessi, maggiore. E il telone vola di sotto un secondo e mezzo dopo. Ok, devo probabilmente fare il balzo, quello con la scivolata lì e tutte cose. Mi devo fare hop e hop. Ah, vabbè. Non posso ricordare tutti i comandi a prescindere. Oh no. Porca miseria. Se mi piglia mi squarta in 8 miliardi di pezzi. E io come sopravvivo a quel coso? Charles, quello era Ugurav, giusto? Un robot traforatore. Proprio lui. I Ugurav sono in grado di perforare anche i minerali più duri a una velocità incredibile. Che culo! La scienza sovietica ripone speranze per quanto riguarda la nostra inevitabile conquista di tutti i pianeti del sistema solare. Ok, contenti voi? Che è stato? Ho avuto... Me lo tiravo per un secondo. Wow! Mi ha quasi preso quel coso. Oh no. Oh no 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 no. Grazie, non ho bisogno di nulla. È quello che spara i laser. È quello che spara i laser. Buongiorno signore. Che piacere rivederla dopo tanto tempo. Oh porca miseria. Sì, non ho schivato. Oh oh. E date una calmata, ciccio. Perché mi guardate in quel modo inquietantissimo? No. Ho visto che ci hai provato. Ho visto che ci hai provato. Ok, trucidato male. E addio. Ok, mi ha richiesto un sacco di colpi di fucile. Ma se mi hanno dato un fucile è per divertirmi, è per utilizzarlo, voglio dire, in caso di necessità. Oh, ma dai, avrei anche potuto evitare lo scontro. Ma porco cane, vabbè, non ci ho guadagnato nulla. Ok, la zona qua dentro sembra relativamente sicura. Dammi tutte le risorsine, porca miseria. Salve signore, come va? Giornata difficile? Beh, non è che dobbiamo parlare per forza con tutti i morti. Non penso che ci diano sempre informazioni indispensabili. Ah, come mi piace strisciare nelle gallerie buie. È stato un viaggio infernale, cazzo. In condizioni normali, la rete delle funicolari collega tutti i settori sotterranei della struttura 3826. La prossima volta dovrebbe essere più facile. Grazie, oh, porco amico, cane. Ma credo che me la farò a piedi, in superficie. Ok, stiamo al centro. E dovremmo essere relativamente al sicuro. Aspettiamo che la prossima passi. Vai. Corri. Sbissia. Questa è la mia fermata. Che viaggio piacevole. Sì, veramente un sacco. Aspetta che recuperiamo altre risorsine. Munizioni a profusione. Ok, il nostro fucile ora può servire meglio la mia causa. Oh, oh, buongiorno, ciao Nora, come vanno i bambini? Non lo voglio sapere, non so neanche di chi siano i tuoi figli, ma vabbè, dettagli. Aspetta, ma non c'è Nora, è solo un punto di salvataggio. Ah, oh, ci sono un po' rimasto male. Sento quasi la mancanza di Nora, mi ci sto affezionando. Ah, potevo passare direttamente da questa parte. Perché ci sono dei laser? Buongiorno. No, signore, ci sono i laser, faccia attenzione. Un muro laser. Un dispositivo ad alta sicurezza, lo si mette per un motivo. Se ne vedi uno, significa che c'è qualcosa di importante dall'altra parte. Ottima intuizione, compagno maggiore. Infatti il centro di distribuzione che stiamo cercando si trova proprio dall'altra parte. Non c'è modo di attraversare un muro laser indenni. Più avanti c'è una riparatrice. Prova a migliorare il tuo equipaggiamento per aumentare la resistenza laser. Non quel frigorifero pazzo e pervertito, spero. Sì, in effetti è molto inquietante Nora, eh. Sentite, abbiamo tutte le nostre fantasie, ma il frigorifero no. Cioè, capisco tante cose, ma il frigorifero no. Il robot se n'è andato? Sembrerebbe di sì. Caro, sei tornato. Perché ci hai messo tanto? Mi sentivo così sola. Devo attraversare un muro laser. Preferibilmente vivo. Che idea sciocca, tesoro. È estremamente rischioso. Dovresti rimanere qui con me, invece. Farò tutto ciò che vuoi. Muori male, allora. Ok, vediamo di sbloccare la nuova abilità. Protezione laser. Oh, che modi. Sto tremando. Va bene, d'accordo. Avrai i tuoi polimeri e i tuoi preziosi componenti. Sbrigati a installare la protezione laser. Come vuoi tu, Stallone. Aggiornamento avviato. Rilassati e divertiti. Promettimi solo che mi dirai ancora perché. Ma non lo... No, non c'entro niente io. Non voglio... Non ne voglio sapere nulla, per favore. No. Bla bla bla. Che bella cosa sto gioco. Sì, è quello che dico anch'io, eh.
Ok, obiettivo completato. Il tuo sistema difensivo è attivo. Prova ad attraversare il muro laser. Dopo quello che ho dovuto sentire, attraverserei volentieri qualsiasi muro. Ok, cosa potrebbe mai andare storto? Beh, dammi un secondo. Che vedo di potenziare casomai la nostra scossa con elettrizzazione. Scossa elettrifica i nemici. Ah, quindi magari il potere passa da un nemico all'altro. Potrebbe funzionare. Farà male. Farà male! Ah! Guarda, che dolore! Quell'affare non è uno scherzo. No, per niente. La pelle. La parola chiave è... Quasi. Lo immaginavo. Ok, l'importante è essere sopravvissuti. Uila. Che bello sto coso. Quando partono le cazzi, impartono anche i porchi di solito. E quello che cos'è? Stai bene, è tutto pronto. Ce l'hai fatta. Tranquilla, tesoro, sto a una favola. L'operazione è stata del tutto indolore. E aspetta che ti trovo io. Ma questa è la dottoressa che abbiamo incontrato lo scorso episodio? Deve essere il tizio di Sechenov. Larissa, tu gli hai parlato. Sì, Larissa, è lei. È stato attaccato da un burab. L'abbiamo portato in infermeria e poi non potevo lasciarlo morire dissanguato. Oh, e invece potevi. Ci avrebbe risparmiato un sacco di problemi. Avanti. Quando parli in questo modo mi fai paura. Ciccio, hai i minuti contati, questo è poco ma sicuro. Ci vediamo all'uscita. Arrivo subito, tesoro. Spero non sia troppo tardi. Per te sì. È pericoloso, mani in alto. Victor? Che succede? Che c'è, sei sordo, mani dietro la testa. Victor? E tu chi sei? Victor? Sono il maggiore Nicef, operazioni speciali. E questa è la tua ultima domanda. Andrai a Chelomei. Victor, mettiti in salvo! Chelomei. Ma certo, compagno maggiore. Intruso. Che vuol dire intruso? Cosa? Intruso! Attenzione. Oh no! Attenzione. Oh no! Che miseria, ora abbiamo anche le unità volanti, dannazione. Aspetta come la risolviamo, quindi li devo su una... Non ha funzionato! Cerca di abbatterli, cerca di abbatterli. Ah, porca miseria, sono arrivati anche i robot. Sono arrivati anche i robot, maledetti. Buoni, buoni figlioli. Ok, dobbiamo ricorrere alle maniere un po' più forti, direi. Aspetta che mi dimentico sempre che con shift adesso si schiva. Ehi! Ah, che te l'ho sentita, ma giusto un attimino. Io stavo cercando di schivare, quando avete un secondo. Ah, grazie molto gentili. Ok, carica il colpo, fagliela pagare male a... Sti infedeli! L'hai sentita tutta? A posto? Prova a dare ordini a quei robot. Oh. Sembra quasi come se fossero di sua proprietà. Già. E ha chiuso a chiave quella maledetta porta. Petrov è scappato con una fonte di energia mobile chiamata Candela, che alimenta il sistema di chiusura di emergenza. Questa porta non può essere aperta senza una candela. Ah! Una candela, allora! Deve essercene almeno un'altra nel complesso, no? Dobbiamo muoverci, altrimenti Petrov scapperà dal settore e dovremo rintracciarlo un'altra volta. Ok, diamo un'occhiata in giro, vediamo se una di queste porte si apre probabilmente. Sto trovando inoltre diversi orologi da taschino che in realtà sono dei registratori. Messaggio per tutti i colleghi. Vi prego di ascoltare questo cirper e lasciarlo dov'è. Serve a ricordare a tutti di non portare via alcun campione delle piante per nessuna ragione. Charles, cos'è quella betulla in vetro nella stanza laggiù? È il famoso generatore di energia PEC 4. Proprio così. La betulla PEC 4 è un generatore di energia vegetativo a base di polimeri. È un modello sperimentale e il primo passo del nostro programma verso la conquista di pianeti lontani del sistema solare. Mi sembra giusto, eh. Più innocua. I fiori nei laboratori potrebbero avere dei tratti genetici incorporati che avrebbero effetti negativi sulla vostra qualità di vita. Quello che cresce in laboratorio deve rimanere in laboratorio, punto. Ma che sta gente sta facendo dei progressi tecnologici veramente assurdi? È qualcosa che non ci sogneremmo nemmeno mai di provare a realizzare? Ok, controlliamo, sembra tutto a posto. Ho sempre paura di incontrare quei robot. No, sono davvero troppo resistenti. Fintanto che non avremo migliorato il nostro inventario e trovato armi più potenti. Ho trovato una candela. Affrontarli sarà un bel problemone. Ecco, vedete questi specie di orologi a taschino? Ora posso premere G. Pensi di essere più intelligente dei tuoi capi? No, dottore, sta travisando le mie parole. Non ho mai detto di essere più intelligente. Ma hai detto... Ho detto che se avessi le loro stesse opportunità e risorse, realizzerei le stesse cose che hanno fatto loro, se non di più. Invidi persone come Sechenov, Lebedev e Filimonenko?
Invidia non è proprio la parola giusta. Invidiare una persona significa desiderare quello che ha. Io non voglio nulla di quello che hanno gli altri. Voglio essere lì con loro. Voglio che mi considerino alla pari. E non sto parlando del loro potere discrezionale. Voglio davvero che siano tutti considerati uguali. Ma basta così, ne abbiamo parlato centinaia di volte e ancora non mi crede. È una perdita di tempo. Guardie, abbiamo finito. Ok, era un ometto un po' pieno di sé in effetti. Allora, questa l'abbiamo già fatta gli scorsi episodi. Io ho una tattica differente, ovvero punto sempre una lucina e aspetto che si illumini. Non controllo dove si accende ogni volta una lucina differente. Ok, questa è mia. Ma devo per forza trasportarla sempre in questo modo? La candela è un equipaggiamento complesso e instabile. Non puoi riporla nel tuo zaino insieme agli altri oggetti. C'è un'alta probabilità di destrutturazione reciproca. Che culo! Un'esplosione? Non per forza, ma la candela verrebbe disattivata. Quindi dovrò portarla così, va bene. La candela è molto resistente. Puoi farla cadere e perfino lanciarla apposta. Non si farà neanche un graffio. Devo ancora capire come si lancino gli oggetti, ma ho bei dettagli. Ok, e quelle buongiorno. Le caricatrici sono impazzite. È opera di Pedro. Attento. Le pale caricatrici sono estremamente resistenti. Non riuscirai a danneggiarle con una semplice ascia. La terapia d'urto di solito funziona abbastanza bene con gli svitati, metallici e non. Sì, Ciccio, quello che Charles voleva dire è che ti rimani schiacciato. Quindi evita di finirci in mezzo. Oh mio Dio. Tutti sono stati uccisi dalle macchine. Cosa posso fare? Posso elettrificare in qualche modo? E rimangono disattivati per qualche secondo? Ok, della serie meno che nulla. Vai, 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 vai. Oh, adesso ho paura. Adesso ho paura. Aspetta, aspetta, aspetta. Che mi cacco proprio una cifra. Resta fermo lì. Wow. Questo è un bel po' di polimero. Che macello. Oh mio Dio, ma sono tutte impazzite le macchine. Oh, oh. No, no. Sembra la voce di Petrov. Spero che il cervello di quel coglione non sia finito sul pavimento. Petrov ci serve vivo. Sbrigati, maggiore. Non è quello che sto facendo? Ormai è tardi per sbrigarsi, scusa, eh. Il pirla si è praticamente già fatto schiacciare. Ok, facciamo attenzione perché ci sono macchinari letteralmente in movimento. Quindi dobbiamo memorizzare il loro percorso o rischiamo di farci una cifra di male. C'è stata una perdita nel laboratorio. Oh! E pare che siano fuoriusciti materiali sperimentali. Questa cosa torna a nostro favore. Sì? Forse la possiamo utilizzare in qualche modo? Ad averlo saputo prima, dannazione. Tatti buono. Ok, ora mi ci devi saltare dentro, Ciccio. Quindi, op, op. Oh, ha funzionato. Ha funzionato proprio una cifra. Ok. Riesco a intravedere una sorta di passaggio. Il problema è capire dove scendere. Tipo, qua dovrei essere in una zona sopraelevata. Oh, ha funzionato anche meglio del previsto. Aspetta, aspetta, un attimo. Non mi aspettavo di essere palpeggiato all'improvviso dai robot. Muorici anche una cifra male. Droghe? Droghe in vena, droghe in vena, droghe in vena, buongiorno. Grazie, molto gentile. Ok, ora finiamo. Oh, sono entrato nel polimero. Ah, tu non puoi entrare. La facciaccia tua. Ah, ha il raggio laser. Cosa? Non vale. Quelli bianchi hanno il raggio laser? Da quando? Ok, ci sono altri robot, quindi ancora più attenzione di prima. E questo che cos'è? Ho trovato uno strano vaso con una pianta all'interno. Bene, bene, che cosa abbiamo qui? Probabilmente è un collezionabile che ci servirà in qualche modo. No, non hai visto nulla? Tu invece, amico mio, hai visto qualcosa? Ok, aspetta, 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 aspetta. Siamo da quest'altra parte. Cucati una scossa elettrica e una fucilata così per simpatia. Quanto sono simpatico, vero? Di sì, bastardo. Ok, occhio alla telecamera. Vai. Elettrificata. Baronne, per un secondo non avevo il potere carico. Ok. A posto. Non dovrebbe essersi attivata, giusto? Oh, ciao piccolo stellino. La stai riparando? No! No, 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 no. Ok, questo è un bel problemone. I robot possono riparare questo le telecamere? È luna. È una sorta di serratura. Si aprirà appena ogni foro conterrà un barattolo di suolo lunare. A voi sapientoni piacciono tanto questi giochetti, vero? Andiamo a recuperare qualche barattolo. Ok, ne abbiamo trovato solo uno per adesso. Eccone uno. Sì, ma la cosa inquietante è che gli avete disegnato una faccia. Te, fatti i cavolacci tuoi la prossima volta, bastardone. Aspetta un attimo, ma posso passare in mezzo a questo? Aspetta, è tutto immerso nel polimero?
Ed in effetti hanno ragione, si sente il suono delle balene. È troppo strana sta cosa. Aspetta, escimi. Devo uscire. Che faticaccia. Ok, apriamo la porta. Buon salve, qui la festa. Cos'è che abbiamo trovato? Progetto sbloccato elettro. In effetti un'arma nuova che spara magari proiettili elettrici e cose elettromagnetiche e via dicendo. Ancora non mi farebbe schifo. Oh no. Ok. Girerò intorno. Non così in fretta, compagno maggiore. Capisco che le interazioni con questo modello possano risultare spiacevoli, ma sarebbe prudente controllare se ha qualcosa che ci può servire. Oh! Va bene! Se riusciremo a recuperare un'arma decente, ne sarà falsa la pena. Ok, ok. È anche uno dei cosi della luna? Perfetto. Mettiamolo via. Ciao, Nora. Ok, loro stanno parlando in sottofondo, io avrò tolto l'audio temporaneamente. Ditemi che possiamo creare questa elettro. Oh, ottimo. Ma perché poi mi fai le piroette, ciccio? Perfetto, quindi vediamo un po'. Dovrei avere un ulteriore... Ah, me la sta dando lei? Ciao, la posso prendere Nora o proverai ad abusare di me? Vediamo un po' di cosa si tratta. Dimmi che è un'arma potenziabile. Armi a energia. Invece delle pallottole, le armi a energia consumano l'energia del tuo guanto attraverso un cavo. Oh. Mi sono impegnata tanto. Bellissimo, davvero. Adesso potresti gentilmente smetterla di uccidere la gente? È più forte di me, bomba sexy. Sì, no, grazie, mi inquieti troppo. Questa è follia. Ok, non so neanche se provare a potenziare il nostro arsenale. Vediamo un po'. Spero che lei stia zitta perché sennò la picchio male. Sono curioso di testare e soprattutto potenziare la suddetta elettro. Possiamo aumentarne i danni inserendo dei contatti di platino. Ok. E per adesso ci accontentiamo. Abbiamo una camera di ricircolo. Reostato per polimeri. Consente di ridurre il consumo di energia quando spari. Però mi sa che non abbiamo abbastanza risorse. Ma è una cosa che voglio sbloccare quanto prima. Poi abbiamo anche una pistola che si chiama PM. Qui la... posso aumentarne il caricatore? Gioco dice no per adesso. Possiamo aumentarne tuttavia la precisione. Ok. Con un freno di bocca invece aumentiamo i danni e riduciamo il rinculo. Oh, wow. Piccola stellina, si è evoluta veramente un sacco. Però sì, vediamo come dicevo di tirar fuori quell'arma elettrica. Ah, che gentili, mi avete anche chiuso la porta. Ok, dobbiamo ripassare utilizzando i condotti di aerazione. Charles, cosa vuole Petrov dalla riparatrice? Perché quel malato vorrebbe prendere il controllo di Nora? Perché mai dovrebbe aver bisogno di armi se ha dei robot che combattono per lui? Il traditore si è accorto che messi di fronte a robot ostili, i dipendenti si difendono. E i soldati che difendono la struttura cercheranno di ottenere armi più potenti. È vero. Ho avuto paura che qualcuno lo trovasse e gli sparasse come il traditore pezzo di merda che è. Molto probabile. In ogni caso, anche se Petrov non è riuscito a mettere le mani su una riparatrice, gli al... Cosa? Cosa stavi dicendo? Perché avete interrotto il discorso? Dove siamo esattamente? Questo è l'archivio dei semi, il cuore del complesso Vavilov. Qui sono conservati campioni di semi di ogni tipo di pianta, che potranno essere coltivati sulla Luna e su Marte. Questi esperimenti unici e straordinari rischiano di andare perduti per sempre. Buongiorno signore, che fa di bello? Gradisca un paio di proiettili elettrici. Oh! Quest'arma funziona molto ma molto meglio del previsto. Ok, zona ripulita. Vediamo un po' se possiamo entrare qui. Oh, ma buongiorno, buon salve. Nora, lo so che ti senti sola, piccola stellina. Progetto sbloccato, svedese impugnatura. Oh! No, per adesso mi accontento perché sennò non la finiamo più. Ora voglio testare ampiamente quest'arma. Ci posso anche stunnare i robot standard? In effetti no. Questo potrebbe essere un bel problemone. Evitiamo di farci colpire nei limiti del possibile. Apri tutto, veloce. Veloce, che stanno arrivando? Ci metti troppo a recuperare la roba, Charles? Olè, arrivederci, signore. Oh, oh, vedo numerosi contatti nemici dall'altra parte. Questo potrebbe essere un bel problemone. Non li posso attaccare dalla distanza, vediamo un po'. Buongiorno. Cos'è quella? La telecamera? Ok, distrutta. Oh, 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 oh. Che miseria. Taci, Charles, non ho tempo da perdere. Sì. Cos'era, una specie di mini torretta laser? Salve signore, anche lei da queste parti? Ok, eliminato alla grande. Ah,
Porca miseria, c'era un'altra telecamera? E vabbè, quanti arrivano? No, siete decisamente troppi. Con quest'ottica non riesco a sparare accuratamente. Oh no. Oh, questo è un bel problemone. Oh, questo è un... Aia! Bel problemone. Elettricità assente. Me ne sono accorto. Gioco, me ne sono accorto. Aspetta che mi drogo male in vena. Oh, abbiamo sempre le armi standard. Non mi lamento. Vediamo un po' di tenerli a debita distanza. Hai visto? Tutti? Ah! Felici e contenti, soprattutto io. Ok. Ok, Lone, fai più attenzione alle maledette telecamere. Ora lo sai. Aspetta. Surgirà sperando che nessuno venga a ripararla o ti picchio male. Guardalo. Guardalo il pezzo di erba. Te devi farti i cavolacci tuoi. Più morto? Ok, direi abbastanza. Guarda che arriva subito suo cugino. Ho detto di no. Oh, oh. Abbiamo finito i colpi. Lo prende la pistola in realtà, ma ci accontentiamo. Ok, non fatti fuori altri due? Siamo a posto, gioco? Io, oddio, dammi 5 secondi di pace. Ok, devo ricordarmi che posso anche craftare munizioni da Nora in caso di necessità. Oh, molto gentili, ragazzi. Aspetta che c'è un'altra telecamera anche qua dietro. Vai, elimina. Porca miseria, c'è un altro laserone da qualche parte. Si è ricaricata un po' la nostra arma? Un po', ma non abbastanza. Puglia, sei bastardo. Ma la smetti di ripararmi le telecamere? Ne abbiamo già parlato. Porco cane, dov'è quel cocchio di laser? È quello? Ah, si attiva come gli pare piace. Si muove in giro. Ma dimmi te. Questa mi mancava? Ok, eliminato. A posto, e nessuno sta rigenerando la telecamera una volta tanto. Corri, 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 che ho fatto scattare l'allarme per errore. Apriti, apriti. Ok. Qua dentro dovrei essere al sicuro. Oh, Gesù. Perché così tanti sistemi di sicurezza? Beh, almeno questi funzionano. Abbiamo sbloccato progetto Volpe. Dovrei darci un'occhiata. Prego, lei leviti senza nessun problema. Tutto questo solo per proteggere dei semi. Non dico altro. Fammi salvare manualmente. E ora... volevo uscire 10 secondi, ma non è stata una buona idea. Come puoi essere? Pezzo di erba maledetto. Ok, morici male. Volevo vedere se mi droppava qualche risorsa utile in caso di necessità. Che non mi farebbe per nulla schifo. Allora, rispariamo la telecamera, che sicuramente hanno ripristinato i bastardi. Posto. Allora, quelli blu sono quelli standard. E poi ci sono quelli verdi, credo, che hanno i laser. Ok, ha battuto anche questo. Aspetta. Ho visto che stai ripristinando la telecamera. Aia! Ho finito l'energia, vannazione. Quindi dobbiamo farli fuori manualmente. Ci sono problemi, eh. È che se mi si avvicinano troppo con le eliche, me fanno uno sfacciolo di male. Quindi maggiore armi o abilità? Oh mio Dio. Non ha detto porcate una volta tanto, che fa strano. Questa è la volpe. Uila, sembra un'arma molto interessante. Il rosso della ruggine sul fondo è l'unica cosa che quest'ascia ha in comune con una volpe. Manda un messaggio di minaccia ai nemici di chi la possiede. Penso faccia semplicemente più danni della nostra ascia standard. Perfetto, la elettro è un'arma che mi sta dando grandi soddisfazioni. Tuttavia, dobbiamo ridurne il dispendio di energia, perché come avete visto, si ciuccia letteralmente di tutto. Per il livello successivo, mi dicono che abbiamo tutto il necessario. Cadenza di tiro aumentata. Va bene. Ok. Spero di poterla utilizzare molto di più. Ottimo, batteria ricaricata. Quest'arma, come ho detto, è fantastica. È stupido buttare via dei proiettili quando puoi utilizzare delle batterie ricaricabili a tuo vantaggio. Aspetta che ti vedo da qua. Eliminala. Guarda il passato, vediamo se puoi eliminarlo prima che cominci a spararmi laser. Che succede? Ma dove arrivi tu? No, 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 non vale. Fatti gli stracavolacci tuoi. Ho detto, fatti gli stracavolacci tuoi. Ah, no, vabbè. Mi ha sparato il laser dalla distanza. Sei un pezzo di erba assurdo. Guarda che l'hanno ripristinato e riparato. E io l'ho fatto esplodere di nuovo. Ma ti vuoi fare i cavolacci tuoi? No, tu non sai che sono stato io, vero? Diciamo che sospetta. Maledetto drone. Ok, speriamo che non arrivi nessun altro a ripararla. Ok, dovrei aver abbattuto tutti i droni che sono venuti a ripararlo. Aspetta che do un'occhiata in giro, che magari recuperiamo un po' di risorsine extra, perché come avete visto sono leggerissimamente indispensabili. Aspetta. Ok. E... no, ho fatto una cagata. Cagata risolta. Olle. Combinazione abbastanza semplice. Mi ricorda molto i blocchi delle porte di Alien Isolation. Non so perché. Aspetta che non mi attacchino per 5 secondi. Che non sarebbe male. Almeno quando vado a cercare risorse extra, per favore. Abbiamo trovato un progetto per la canna elettromagnetica del nostro fucile. Oh, contro i robot standard penso che faccia dei danni veramente incredibili. Grazie, molto gentile da parte sua, signore. E c'era un tizio morto con cui non parlo e un'altra cassa con altri materiali. Grazie, ciccio. Che poi sono pirla pure io, mi bastava passare da qua. Whee! I believe I can sbruciarmi male le mani. Ok, quanto manca? Dovrebbe essere da queste parti il corpo del tizio. Credo.
Ok, facciamo attenzione alle macchine in movimento che sprintano avanti e indietro. E date una calmata, ciccio. Casino. Perché voi dovete rompere i maroni in parte alle casse del loot? Ma porca la miseria. Allora, vediamo di aprire il passaggio, così la prossima volta che ritorniamo. Sì, perché ci sarà del backtracking sulle missioni secondarie, quindi è cosa buona e giusta. Ok, vedere di aprire tutto. No. Oh, all'ultimo secondo. Questa è una bastarda. Questa è una bastarda perché aveva un'intermittenza irregolare. Sì, sì, saluti a casa, aspetta che recupero tutte le cose dai robot così distrutto. No. T'ho visto, bastardone. Porca miseria, fargli fare. Questo è un lanciafiamme. Questo è il maledetto lanciafiamme. Oh no. Ho fatto una cavolata. Ho fatto una cavolo di cavolata. Oh. Date una calmata. Si è triggerato malissimo. Orcaccia la miseriaccia. Imparo a non farmi cavolacci miei. Ok, gli altri robot li ho eliminati manualmente. Mio Dio, il panico è assurdo. Guarda, mi hanno anche ridato una cura. Perfetto. Signore, quando la smette 5. Ah! Bastardo maledetto! E molti cucchi una F. Non lo posso elettrificare. Devo calcolare troppe variabili. Vai, 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 prendi tutto, prendi tutto, prendi tutto. Ok, a posto, grazie. Signori, ho trovato una serratura completamente differente, come potete notare. Questa ci permette di cambiare l'orientamento dei vari colori. Ok. Quindi se ora facciamo la portale ancora di uno più avanti. Quindi ok. Sempre quei colori, eh. Il mio daltonismo vi ringrazia proprio una cifra, sviluppatori. Ottimo, così ho sbloccato tutti, ma tutti i passaggi in caso di necessità. Mi sono anche fatto legnare male la faccia, eh. Piccolo particolare. Ok, ciancio alle bande, vediamo di entrare in quello schifo di polimero. E dovrei poter raggiungere quel bastardone di Petrov. Ok. Perfetto, se nessuno mi sbrana la faccia per 5 secondi, io vado proprio... So che sei qui, Petrov. Non puoi scappare. Ti concedo 10 secondi per arrenderti. Credo che sia morto, ma proprio una cifra, signor Petrov. Per le mie letture biometriche, Petrov è di fronte a noi. Ah, sì? Cazzo di crostini. Merda. È proprio Petrov. Non sono sicuro. Sapevo che sarebbe andata così. Mago, qui P3, risponda. Qui, Mago. Hai trovato Petrov, ragazzo mio? Ho trovato il suo cadavere, ma non la sua testa. Una pala caricatrice l'ha ridotta a un budino di sangue. Peccato. Lì dentro c'erano dei codici che ci sarebbero tornati molto utili per mettere fine a tutto questo. Mi dispiace, dottor Sechenov. Sono arrivato troppo tardi. Dovremmo trovare un altro modo. Aveva degli anelli con sé? Due anelli d'oro? No, nessun anello, signore. Solo una candela. Capisco. Vai subito al VDNH a fare rapporto, P3. Abbiamo problemi ben più grandi di Petrov. Cosa può esserci di peggio? Te lo racconterà Stockhausen al VDNH. No, Stockhausen no. Il tempo è prezioso. Sono stato chiaro? Affermativo, mago. Passo e chiudo. Ok, oh, mi devo divertire ancora una volta con questi cocchio di colori. Ok, questo lo mettiamo al centro, così possiamo poi ruotarlo così. Eccola. Ah, meno complicato del previsto. Pian pianino sto cominciando a capire le varie soluzioni. Recuperami sta cocchio di candela. Oddio, statemi lontano. E cerchiamo una via d'uscita senza farmi spalmare. Male male nei limiti del possibile. Corri, 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 corri. Ho temuto il peggio per un secondo. Signore, cortesemente, se mi fa passare sotto. Grazie, lei è un robot molto gentile. Ok, ci servono tuttavia due candele per aprire il prossimo ascensore. Ma non dovrebbe essere sto gran problema, perché la seconda è lì, quindi questa la possiamo buttare di sotto. E voilà, questa è mia. Ci è voluto troppo tempo. Gioco molto più intricato di quanto mi sarei aspettato. Quindi candela 1, olè. E candela 2. La porta è chiusa a chiave. Se non c'è corrente, non riusciremo ad aprirla. E cosa volete dalla mia vita? Barattolo richiesto. Barattolo di chi? Buona signori, io direi che per oggi ci siamo traumatizzati abbastanza. Devo dire che sto gioco mi sta prendendo proprio una cifra. È fatto veramente bene e sono curioso di scoprire cos'altro ci attenderà. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Faccio un piccolo spoiler: cadaveri posseduti dalle piante, non dico altro. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi faccio passare un fine settimana con Nora. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!